Ben ritrovati gentili telespettatori in questa nuova puntata di 724 Europa. Sapete che ci sono, come dire, modalità diverse, non ci vedete nel Parlamento Europeo come solito, nella postazione preferita, privilegiata, centrale nel cuore del Parlamento, del Vox Box, e ovviamente in queste modalità riusciamo anche a realizzare delle trasmissioni che abbiano la sensibilità di dare voce, di dare sostegno, di dare supporto a quell'esercito silenzioso di soldati che sta facendo un lavoro straordinario. Non stiamo parlando soltanto dei volontari del Covid-19, ma anche del CONFAD. Abbiamo Alessandro Chiarini in collegamento. Chiarini, benvenuto. Grazie a voi. Lei a Brescia in questo momento, uno dei, come dire, delle zone più colpite evidentemente del nostro paese. Com'è la situazione? Ma allora, come è noto alle cronache, è chiaro che questa è una zona tra le più colpite in termini di numero di contagi e di anche di numero di morti. Noi rappresentiamo una realtà che, voglio dire, dietro ai medici, agli infermieri che sono in prima linea in questa lotta contro l'epidemia e contro il diffondersi di questa grave emergenza, rappresentiamo le famiglie con persone con disabilità, e quindi rappresentiamo degli eroi che all'interno delle loro quattro mura in effetti combattono una battaglia silenziosa a fianco dei loro parenti che mai come in questo momento sono stati abbandonati dalle istituzioni a fronte della chiusura dei centri e delle scuole. Quindi sono famiglie veramente impegnate, tanto quanto oserei dire il personale medico. Ecco Chiarini, lei ci ha anticipato, il CONFAD è l'associazione delle famiglie con ragazzi, con persone con forti disabilità, no? È così? Esatto, sono quindi famiglie a cui al loro interno c'è un parente, un figlio, una figlia, una mamma, un papà, un fratello, una sorella in condizioni di disabilità grave, quindi non autosufficienti, quindi rappresentiamo questa realtà e i caregiver familiari, che quindi sono quei familiari che spesso annullano la propria vita, voglio dire, in favore di una scelta che è una scelta sì d'amore, ma è anche una scelta obbligata, e quindi una grande assunzione di responsabilità nei confronti di tutta la società, perché queste persone decidono di non istituzionalizzare questi loro parenti, ma decidono di accudirli nel proprio ambiente familiare. Senta, uso Chiarini una frase, l'ascolteremo più avanti, di una testimonianza di CONFAD che dice: non siamo stati noi a scegliere questa vita, ma è la vita che ha scelto noi, e dobbiamo ovviamente assumerci questa responsabilità e questo peso anche con molto piacere. Dall'inglese caregiver, dare, come dire, assistenza, dare soccorso, dare sostegno, H24, giustamente lei ci ricorda che non sono, come dire, profili medici, infermieristici, professionali, ma sono appunto persone della famiglia che si occupano totalmente di queste persone con disabilità. E di loro si ricorda anche un popolare personaggio della televisione in un vostro filmato. Pregherei la regia di farlo vedere. Ciao, sono Flavio. CONFAD, l'ho scritto con tanti colori così si nota ancora di più. CONFAD è il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità. È una sigla importantissima, ancora più importante ricordarci sempre che dietro le sigle ci sono le persone. Persone che lottano, che si battono per proteggere persone più fragili. Persone coraggiosissime che vivono ogni giorno la disabilità. Ne conosco tante di queste storie, sono entrate ormai per sempre nel mio cuore. Ci sono mamme, papà, coraggiosissime, che sostengono, incoraggiano, aiutano le loro figlie e i loro figli che vivono la disabilità. In questo periodo, lo so, c'è il virus, l'emergenza, abbiamo un miliardo di paure, di pensieri. Ancora di più le persone fragili in questo periodo hanno bisogno di cure e di una cura in più, e cioè sapere che noi ci siamo, che non ci dimentichiamo, che non li abbandoneremo, che lotteremo insieme a loro. Questo fa una comunità civile come la nostra. Il problema di un altro è anche un nostro problema. E allora ancora una volta grazie a CONFAD, grazie davvero con tutto il cuore, un saluto, un abbraccio gigantesco a tutte le famiglie che lottano, affrontano senza mollare mai la disabilità, e grazie a voi perché lo so che la prossima volta quando vi chiederò una mano ci siete sempre stati, e lo so che anche la prossima volta quando vi dirò che c'è da essere a fianco a noi, a CONFAD, lo so che ci sarete, ci saremo tutti insieme, come sempre. Grazie, ciao. E che se si riceve un sostegno del genere da un popolare personaggio della televisione che aiuta a farvi conoscere, vi sentite meno soli, ma non è sufficiente, come dire, questo importante
passaggio, chiedete qualcosa di più, qualcosa di necessario, qualcosa di veramente prezioso al governo. Sì, il governo e lo Stato devono fare delle azioni concrete. In questo momento ci rendiamo perfettamente conto che la situazione è realmente di un'emergenza inaudita, ma noi ripetiamo spesso che la nostra è un'emergenza nell'emergenza. Per cui, ripeto, a seguito della chiusura dei centri e delle scuole, di fatto si è creata una situazione per cui le famiglie sono totalmente abbandonate al loro destino e alla loro totale responsabilità. Capisco il problema, il rischio dei contagi, tutte le, voglio dire, le difficoltà che ci sono, ma lo Stato, il governo deve intervenire. Noi abbiamo fatto delle note ufficiali al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro del Lavoro Catalfo, alla Ministra Bonetti, perché attendiamo ancora delle misure che sono emergenziali, che non vanno prese domani, vanno prese subito. Ecco, ci sono dei fondi chiarini, degli stanziamenti che vi possono consentire comunque di essere tutelati e protetti da questo punto di vista, perché gli investimenti, immagino, in questa situazione dove evidentemente quando uno o quando due genitori, perché appunto le persone non autosufficienti ne hanno bisogno, sono impegnati soltanto appunto nel dare caregiver, questa assistenza al proprio parente, ecco, non c'è uno stipendio che entra in casa, non c'è un sostentamento economico, ecco, c'è la possibilità di avere questi aiuti? Allora, nella generalità di casi, quindi parliamo di oltre il 66% dei casi, queste famiglie entrano in un'area di povertà, perché inevitabilmente l'attività lavorativa e l'attività del caregiver familiare diventano spesso e volentieri inconciliabili in termini di tempo e di possibilità concreta. Per cui esiste, voglio dire, l'istituto dell'assegno di accompagnamento per la persona con disabilità, che serve però alla persona con disabilità, e qua non bisogna, voglio dire, mescolare gli ambiti, nel senso che la persona con disabilità è un soggetto che ha i suoi diritti, le sue prerogative, le sue misure. Il caregiver familiare è una persona che ha necessità, esigenze e tutele che sono diverse e distinte, quindi non si può togliere la persona con disabilità per dare al caregiver. Quindi entrambe le figure devono essere tutelate. In questo momento in Italia è l'unica nazione a livello europeo, e quindi mi fa piacere parlarne con lei che è veramente esperto di materia europea. Io la seguo, voglio dire, da telespettatore nelle mie notti insonni. Buona mano. No, non stiamo parlando di noi. Poi ci... No, certo, ma mi ha permesso solo questa piccola associazione per dire che a livello europeo l'Italia è l'unica nazione che non ha ancora una legge che definisca tutele e aiuti e sostegni per il caregiver familiare. Ecco perché mi è venuta questa veloce associazione di idee. Insomma. Allora, Chiarini, facciamo una cosa pratica, ci torneremo fra poco. Intanto vorrei ascoltare la testimonianza di una mamma di Lucca che dice delle cose molto importanti. È solo audio, ma sentirete che questo audio lo abbiamo preferito ad altre testimonianze, perché è forte, perché è impattante, dice delle cose molto importanti anche a proposito di quella che è la reazione della società civile nei confronti appunto delle persone non autosufficienti. Sentiamo. Mi chiamo Elena, vivo a Lucca, sono un architetto, ma principalmente sono un caregiver familiare. Mi occupo da 23 anni a tempo pieno di mia figlia non autosufficiente a causa di una paralisi cerebrale infantile. Siamo una famiglia, mio marito ed io, che si barcamena sfidando ogni giorno l'indifferenza della società che ci circonda. Spesso ci sentiamo degli alieni, e a chi ci definisce eroe e i nostri figli esseri speciali rispondo che non necessitiamo di medaglie, perché non abbiamo scelto noi questa vita, è la vita che ci ha scelto. Noi ce la siamo solo dovuta far piacere. Spero vivamente che questo periodo di riposo forzato per tutti, al quale il governo ci ha sottoposto, possa servire a far nascere un senso di comunità tutto nuovo, di ascolto reciproco e mani tese per aiutare gli altri, provvedimenti governativi adeguati ai bisogni delle famiglie come la mia. La paura e l'ansia che stanno provando le persone che mi circondano in questi giorni è la stessa che noi caregiver viviamo quotidianamente, soprattutto se pensiamo ai nostri figli quando noi non ci saremo più. Allora voglio provare a sognare una società pronta a dare vera inclusione alle persone fragili, pronta a dividersi i compiti che ad oggi fanno carico ai soli caregiver familiari. Grazie. Allora, Chiarini, ho fatto, come dire, ho atteso un attimo di silenzio perché questa testimonianza è molto forte. Devo dire che colpisce molto quando, giustamente, secondo noi,
Questa mamma di Lucca, che da 23 anni assiste la figlia, dice: c'è l'indifferenza della società. Lei avverte questa indifferenza? C'è un'indifferenza della società e purtroppo la problematica delle famiglie con disabilità e dei caregiver familiari spesso è confinata in un recinto. Vede, in questo momento c'è una paura che attanaglia tutta l'Italia, no? Perché vediamo il rischio del contagio e quindi tutti noi abbiamo timore di essere contagiati dal virus e quindi questo chiaramente genera veramente un'azione di paura incredibile e di compartecipazione. In realtà il mondo della disabilità, voglio dire, mette tra virgolette nell'indifferenza nelle persone, perché le persone vedono quella realtà e la considerano estranea, esterna, e quindi la disabilità non è contagiosa e quindi non riesce ad impattare nella società civile come invece impatta, voglio dire, un'emergenza come questa, no? Ma essa stessa è comunque un'emergenza. E veramente queste parole di Elena Piantanida, che è un'amica della vicepresidente tra l'altro di Confad, noi non eravamo d'accordo su questo, avete scelto questo video, mi fa molto piacere che l'abbiate scelto, ed esprime molto chiaramente quella che è carne viva, è realtà concreta e quotidiana che diventa veramente difficile spiegare a chi non la vive e non la conosce. Ma lo Stato, la società devono entrare di più in questa cultura, devono capire, perché non è più possibile dividere i cittadini in serie A e in serie B. Questo non è accettabile da nessun punto di vista. Allora, ho una domanda da farle e invece due promesse. Una, evidentemente lei come presidente di Confad è uno dei tanti genitori che ha nella propria famiglia questo compito di caregiver, no? Certo, certo. Io ho un figlio che ha 23 anni, insomma, ecco, quindi abbiamo in coincidenza pure la stessa età, la figlia di Elena e mio figlio, insomma, ecco. Ma ripeto, rappresentiamo centinaia di migliaia di famiglie, quindi io è una realtà importante. Direi che è un bellissimo figlio di 23 anni, perché è sempre una grande esperienza avere un figlio. Le faccio una domanda non da presidente di Confad, ma da genitore, e vorrei una risposta secca, visto che lei, parlando da Brescia, siete persone sempre molto dirette e molto pragmatiche. C'è stato un momento nella sua vita che, guardando questa situazione, come dire, si è sentito un po' perdere? Ma senta, questa è una domanda complicata, è una domanda complicata, e io francamente non vi potrò mai raccontare tutte le lacrime che ho, voglio dire, avuto nella mia vita. Quindi questa è una domanda forte ed è difficile rispondere. È chiaro che poi, quando ti trovi in mezzo all'oceano, io dico sempre, o nuoti o affoghi, e quindi queste famiglie cercano e continuano a nuotare in questo oceano. Sono famiglie che si battono per il diritto alla vita, per il diritto alla famiglia, quindi cose che dovrebbero essere nell'imprinting della cultura della nostra nazione, ma che purtroppo non lo sono in modo sufficiente ed adeguato, e quindi noi ci continuiamo a battere per questo. Senta, nell'oceano si può anche imparare improvvisamente anche a salvarci, evidentemente, perché è l'unica maniera. Allora, due cose, Chiarini. Come lei giustamente ha detto, non ci siamo mai conosciuti, fra l'altro diciamo ai nostri telespettatori, lei ci ha inviato un messaggio per fare questa trasmissione, noi abbiamo accettato con grande piacere, come vede siamo qui che stiamo parlando, certo, perché ci sentiamo in dovere di fare questa cosa. Lei giustamente ci ha ricordato che l'Italia è l'unico paese in Europa che non ha ancora accolto una legge europea su questo tema. Proporremo a Patrizia Toia del gruppo S&D, che appunto fa parte della Lombardia, ma insomma della circoscrizione nord-ovest, di farsi portavoce di questo suo messaggio, e le prometto che Patrizia, che sentiremo a breve in 724 Europa, appunto si farà ambasciatrice di questa cosa e probabilmente raggiungeremo questo traguardo. Questa è una promessa che facciamo non da parte nostra, ma da parte dei nostri telespettatori nei confronti di un'associazione che è meritevole di un impegno davvero straordinario. Io la ringrazio, solo un secondo per dire che tra l'altro noi abbiamo presentato una petizione al Parlamento europeo, noi siamo stati convocati a giugno del 2018 e quindi tuttora la petizione al Parlamento europeo è aperta, perché il governo non ha ancora fornito sufficienti motivazioni e sufficienti risposte. Chiarini, guardi, quando noi facciamo le promesse siamo peggio dei bresciani, quindi non si bene. Che riusciremo a tagliare questo traguardo, perché lo dobbiamo a questi angeli custodi che si prendono a cuore i propri figli, ed è una cosa molto importante da mantenere, perché in questa inclusione che abbiamo sentito, in questo senso della comunità tanto importante in questo momento, è davvero estremamente fondamentale. Grazie Presidente, un saluto a tutti gli amici del Confad, a presto, e poi avremo modo di festeggiare questo successo anche a livello europeo. Grazie a lei e grazie a tutti. E grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito in questa puntata di 724 Europa. Arrivederci.